Buongiorno ragazzi, allora oggi nuovo video, siamo riandati in palestra, ho filmato tutto, sono appena tornato e nuovo programma bellissimo, pensavo durasse di meno, in realtà è durato circa un'ora e mezza, un'ora e 35 e nonostante dovessi fare solo tre esercizi. Comunque, ho fatto colazione stamattina come sempre ore 5 e mezza, colazione uguale, quindi uova, gallette, eccetera. Poi sono andato in palestra, ho 2 settimane che non ho integrazione, quindi sono andato direttamente in palestra e ho fatto 3 esercizi. Quindi ora ve li spiego, ne parliamo e ve li faccio scorrere. Il primo esercizio che ho fatto dopo un ampio riscaldamento, perché sto dando molta importanza al riscaldamento, è stato panca piana. Panca piana in 8 serie da 3 ripetizioni con circa 80% di peso. Ho voluto abbassare un pochetto la percentuale dopo queste prime serie che vedrete, perché sentivo che non ero in massima spinta e che non ero esplosivo. Comunque, alla fine di ogni serie di 3 ripetizioni andavo ad eseguire dei push-up pliometrici, 12 push-up pliometrici, quindi facevo 3 ripetizioni, poi subito subito facevo 12 push-up pliometrici. Al termine, 90 secondi di recupero e iniziavo l'altra serie. Questo per quanto riguarda il primo esercizio, che è stata la panca piana. Dopo la panca piana mi sono riscaldato per lo squat. Lo squat io ho delle attualmente sono un pochetto infortunato agli adduttori, ma sto riprendendo, quindi fortunatamente lo posso fare, solo che devo stare molto più attento al carico che utilizzo. E infatti ho sfruttato questo, diciamo, handicap, perché al momento sto comunque ancora fatto male un pochetto, per cercare di correggere la tecnica. Quindi ho abbassato il carico dall'80%, sono sceso circa un 70-75%, 70%, e ho cercato di concentrarmi molto sulla tecnica. Quindi anche qui 8x3, cercando di mantenere la tecnica il più corretta possibile, se così possiamo dire. Il terzo esercizio è stato invece il lento avanti o military press, anche qui 8x3, 80%, e ho cercato anche qui di mantenere la tecnica cercando di contrarre l'addome. Infatti ora mi fa male, mi fa un male cane, lo sento veramente molto. E ho chiuso poi tutto con il Dragon Flag. 5 serie per il numero massimo di ripetizioni con 20 secondi di recupero e un Tabata alternando jump squat ai push-up. Ovviamente questi non li avete visti perché non li potevo filmare, dato che dove li ho fatti c'era tanta tanta gente e non sapevo nemmeno dove mettere la telecamera. Ora, dopo questa breve spiegazione di allenamento, io devo fare il post-workout. E vi do già qualche cambiamento alimentare. Questa settimana si aumentano i carboidrati, grassi stabili un pochettino più alti e si abbassano leggermente le proteine. Quindi farò un bel post workout bello pesante, bello sostanzioso, 500 g di patate dolci, 100 g di pollo, 6 g di burro d'arachidi in polvere. Quindi il mio pasto preferito, se così si può dire. Andiamo a mangiare perché sto affamato e mi sento veramente, veramente bene. Perché ricordate, ragazzi, la patata vince sempre, sempre. Eccoci tornati, ragazzi. Sono appena tornato dal fare due programmi e oggi sono veramente felice. Mi è accaduta una cosa bellissima, nel senso che mi è venuto un sogno. Ho fatto un sogno ieri che mi ha aperto veramente la mente, quindi leggere libri sullo sviluppo personale comincia a dare i suoi frutti. Non perdiamoci in chiacchiere, parliamo della cosa principale, l'argomento principale di questo video. È qualcosa di cui tutti voi già sapete come si fa, di cosa si tratta, però c'è un però, nel senso che su Instagram molti mi chiedono: cos'è la dita flessibile? Come si fa la dita flessibile? Come si calcolano i macros? Come si tracciano i macros? Posso mangiare questo? Posso mangiare quello? Allora, ho deciso di fare un video che chiamerò come il titolo, quindi l'avete visto, in cui spiego in sintesi la mia posizione sulla dita flessibile. Allora, io faccio questa dieta, quindi una dieta che parte con il concetto di Fit Your Macros,
di dieta flessibile da circa 2 anni, 2 anni e mezzo, e posso dire di trovarmi benissimo, cioè non sono mai stato meglio, non ho mai ottenuto risultati così soddisfacenti sia a livello mentale, prima a livello mentale che poi anche a livello fisico. Cosa è questa dieta? Allora, non voglio partire da dove è nata, chi l'ha inventata, i studi, la percentuale 80-20, dirò delle semplicissime cose che tutti voi potete applicare e spero veramente di essere chiaro e di esprimere il mio punto di vista. Allora, innanzitutto penso che in qualsiasi ambito il massimo risultato che possiamo raggiungere deriva da una pratica prolungata, quindi in qualsiasi ambito. Più giochiamo a calcio, più diventeremo bravi. Più giochiamo a scacchi, più diventeremo bravi. Più ci esercitiamo con la matematica, più diventeremo bravi in matematica. Quindi per più tempo lo facciamo, più esercizio facciamo, meglio. Questo cosa vuol dire? Che per più tempo seguiamo una dieta, più tempo questa avrà un effetto positivo. E sfido chiunque di voi a tenere una dieta imposta, basata su 3, 4, 5 alimenti, per tutta la vita. Quindi io preferisco tenere la mia dieta a 40 anni, quindi fino a 40, 50, non so quanti anni vivrò, che tenere una dieta magari per 5-10 anni con cheat meal alternati, dove poi dopo 10 anni è finito tutto. Quindi questo è il primo punto per ottenere i massimi risultati. Secondo punto, concetto 80-20. Concetto 80-20 non è un concetto che mi piace, perché chi le ha stabilite queste percentuali? Su che persona sono tarate? Cioè, e soprattutto, perché inserire questo 20%? Perché non possiamo mangiare 100% bene? Non possiamo mangiare... come decifriamo un cibo sporco pulito? Come possiamo dire? Chi dice che la cioccolata è sporca? Chi dice che la cioccolata è pulita? Lavatela nel caso... C'è chi dice che la pasta va mangiata, chi dice che la pasta non va mangiata, c'è chi dice che se ti mangi un Oreo muori, cioè ci sono tantissime teorie, no? Per questo io dico, c'è tantissima confusione su questo concetto, perché la distinzione di cibo sporco e pulito è molto molto soggettiva. Quello che vi consiglio io, la mia posizione, è scegliete alimenti il più naturale possibile. Quindi se volete delle indicazioni oggettive, guardate dietro l'etichetta gli ingredienti, e più sono gli ingredienti, più questo alimento è da scartare. Quindi va verso la parte, lo utilizzo con buon senso, poco. Più c'è un ingrediente solo, banana, più lo posso utilizzare. Questo è il concetto che utilizzo io, è la regola che utilizzo io. Quindi su questo concetto spero di essere chiaro, concetto 80-20. Concetto uscite fuori, cosa importantissima, perché ragazzi tutti abbiamo una vita sociale, tutti vorremmo, penso, avere una famiglia, tutti abbiamo una famiglia, tutti abbiamo degli amici, abbiamo degli avvenimenti. Come comportarsi? Va bene il classico cheat meal, ragazzi, va bene il tracking fuori a cena, ovviamente rapportiamolo al contesto. Nel mio ultimo video avete visto che io traccio la pizza, la traccio perché so gli ingredienti utilizzati, so quanto pesa un panetto, chiedo gentilmente di non mettere l'olio, quindi siamo lì. Se andate dalla nonna e tracciate la lasagna, ragazzi, state prendendo in giro voi stessi, non è una cosa fattibile. Sgarrate un giorno, non cambia niente. Ovviamente non fate diventare questa cosa come una cosa quotidiana, settimanale. La dieta flessibile cosa mi permette di fare? Mi permette di fare qualcosa, nel senso di essere soddisfatto ogni giorno, e quando capita l'evento sociale mantenere la mia dieta, perché al ristorante, ragazzi, la scelta degli alimenti dipende da voi, è solo una vostra scelta sgarrare e mangiare quello, nessuno vi obbliga. Se volete prendere qualcosa di facilmente tracciabile, lo potete fare. Se volete prendere del riso, delle patate, del pollo, della carne, del pesce, vi posso elencare 800.000 alimenti che potete farlo. Quindi su questo concetto la dieta flessibile vi aiuta tantissimo. Terza cosa che penso per voi è importantissima, come calcolo i miei macro. Allora ragazzi, i macronutrienti vanno calcolati in base alla persona, in base all'attività fisica della persona, quindi allenamento, in base al dispendio energetico giornaliero, in base al tipo, ovviamente questo è sottinteso, e ovviamente ogni persona reagisce diversamente al rapporto tra carboidrati, proteine e grassi, sale e acqua. Sono tante piccole sottigliezze che un personal trainer riesce a vedere, che una persona che è nel campo
campo, più con più esperienza riesci a vedere e ad aggiustare. Per partire comunque vi posso consigliare di basarvi su dei calcoli standard. Esistono delle formule che potete trovare su internet da cui basare il vostro metabolismo, tararlo, oppure vedere più o meno quello che mangiate in un giorno e da lì partire, fare dei test, basare le proteine su una somma in base a che siete in massa o in definizione, basate i grassi in un certo range e poi coprite il fabbisogno con i carboidrati. Questo in linea di massima sempre, ovviamente non facciamo le varie specializzazioni. Per tracciarla, ragazzi, potete utilizzare delle applicazioni, andare ad occhio, dieta intuitiva è bellissima, utilizzare le cap. Tutto va in relazione dell'obiettivo. La dieta flessibile comunque che consiglio io è quella dove si pesano gli alimenti, è quella dove si vive un rapporto sereno con il cibo, si inseriscono qualsiasi alimento, ovviamente con il concetto ovviamente che vi ho spiegato prima, quello degli ingredienti, e i risultati, ragazzi, li otteniamo. Spero di essere stato chiaro sulla dieta flessibile, perché e spero di poter rimandare molti di coloro che mi chiedono su Instagram cosa ne penso direttamente in questo video. E poi, ragazzi, una dieta imposta da qualcun altro difficilmente piace a qualcuno e difficilmente viene sostenuta per tanto tanto tempo. Ora io comunque vi dicevo, farò il mio spuntino con un pancake, perché non posso fare le uova perché le fa mio fratello, quindi per mangiare insieme io faccio un pancake e lui fa le uova, e poi stasera penso di mangiare solo del merluzzo, della verdura e una quintalata di gallette. E ho una diretta alle 7, una diretta su Instagram, torniamo su Instagram con le dirette, sicuramente la diretta già l'avete seguita, e se esce qualche argomento buono a fine diretta ve lo butto in chiusura video. Ora, ragazzi, c'ho fame, quindi pancake! Ciao ragazzi, allora, ciao Paolo, buonasera a tutti. Siamo già 20, ottimo. Non so di cosa parlare oggi. È uscito l'ultimo video sulla pizza. Penso che la pizza piace a tutti. E ditemi voi come vi comportate. So già che qualcuno di voi la mangia ogni settimana. Io la mangio una volta o due al mese circa. Ottimo, io dipende se esco una volta a settimana, se sto a casa, no, ottimo, Fede, io sono come te. Cioè, se mi capita l'occasione, ben venga la pizza, altrimenti sto bene così, sinceramente. Ne parlavo l'altro giorno con mio fratello e dicevamo appunto che sì, la pizza è buona, però magari sei meno sazio, con quei grammi di carboidrati potrei farmi un bel po' di etti di patate, 7-8 etti di patate, idem di pasta, eccetera, quindi a volte preferisco proprio io non mangiarla il sabato e mangiare più patate o più pasta, più gallette. Come fai ad entrare la pizza nei macros? Come la calcoli? Non ho ancora visto il video. Ciao Lele. Allora, già ne parlavo prima, comunque dato che sei entrato ora lo ridico, la faccio rientrare e setto 100, per la classica marinara, quindi senza olio aggiunto, impasto napoletano, quindi nemmeno nell'impasto, solo quello del sugo, della passata. Metto 135 carbo / 140, 5 grammi di grassi, 18-20 di proteine. La quinoa ti piace? Sì, la quinoa mi piace, però non la cucino mai perché ho le patate, quindi ogni volta che voglio variare mi viene voglia di patate. Semplice. Eccoci qui, ragazzi, ho condizioni pietose per chiudere il video. Ho appena finito di vedere il film su Cristiano Ronaldo, è su Netflix. Per chi non lo sapesse, Cristiano Ronaldo è il mio idolo assoluto al momento che gioca a calcio e un esempio veramente di campione applicato, quindi campione che si è creato, quindi con professionalità, talento applicato alla professionalità, se così possiamo definirla. Comunque ho fatto la diretta prima su Instagram, sono felicissimo di quel che mi dite, delle domande che mi fate, del coinvolgimento, veramente veramente contento. Ora sono stanchissimo, domani cardio. Ho 10 sprint a 18 di un minuto, alternati a 2 minuti di corsa a 10. E poi torno a casa, vado al mare e relax. Domani un po' di relax. Comunque vi aggiorno poi su Instagram. E come sempre, il link li trovate in descrizione di tutti i miei canali. Grazie per la visione anche di questo video. Il prossimo, ragazzi, sarà bellissimo e tratterà, me l'avete chiesto, sulla diretta di Herbalife. Quindi ci vediamo al prossimo video.